Facciamo colazione, la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la caffè latte. La salute. Anche un bel caffè, facciamoci un bel caffè. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti dal vostro Alessio. Oggi niente colazione con biscotti integrali oggi. E voilà! Ma che bel cornetto! Che bel cornetto! Oggi si fa colazione! Oggi si fa una colazione come si deve! Egua! Rieccoci qua, ragazzi! Allora, di che parliamo? Allora. Un minuto e 60, non ho ancora parlato niente, quindi di certo chi cliccherà su sto video se ne sarà già andato, quindi molti se ne saranno già andati. Allora, prima parte di campionato, prime due partite iniziate, Chievo-Juventus, Lazio-Napoli. Juventus e Napoli vincono le prime partite, la Lazio e Chievo ovviamente perdono, non è che possono vincere tutte e due, possono pareggiare tutte e due, ma non possono vincere o perdere tutte e due, ovvio, normale Ale, così, bene. Allora, Juventus che l'ho vista al centro con me, un centro commerciale qua a due passi, centro commerciale qua vicino. L'ho vista sul maxi schermo e ho fottuto Sky. Visto il primo tempo, una partita dove il Chievo si è fatto valere, dove si vedeva chi aveva l'esperienza in Serie A e chi non l'aveva. Vedevo Cuadrado quando toccava la palla, Cuadrado. Si vedeva che era uno con l'esperienza in Serie A. Quando la toccava Ronaldo, si vedeva che era un giocatore forte, ma non aveva l'esperienza in Serie A. Si vedeva. Si vedeva e come se si vedeva. Poi, vabbè, alla fine la Juve aveva vinto e stava pareggiando. Ho visto il gol dell'1-1, sono arrivato quando stava vincendo 1-0. Poi ho visto il gol del 1-1 in mezzo ai Juventini, gol del Chievo, 1-1, io... si gira il vecchietto, si gira il nonnetto Juventino verso di me, mi guardo male, io... così, però intanto godevo, e molti hanno anche esultato al gol del Chievo. Poi vabbè, fine primo tempo sono andato a fare la spesa, sono tornato verso metà secondo tempo, sono tornato, che cazzo di caldo che fa... Scusate oggi, ma sono tornato e 2-1 per il Chievo, mi sono fatto una risata e me ne sono andato. Poi dopo ho messo la radio così mentre tornavo a casa, così, e poi gol di Bonucci. Poi vado a ordinare una pizza. Poi vado a ordinare una pizza da sporto, vado cellulare, 3-2 gol di Bonucci,
Che scusa, ma prima non aveva segnato Bonucci. Chi cazzo aveva segnato prima? Mandzukic, non mi ricordo neanche. Poi vabbè, ho visto. Poi il secondo gol non mi ricordo chi l'ha fatto. Il terzo Bonucci. Vado a ciullare. Bonucci. Bonucci. Va bene così, va bene, va bene. La Juve vince. Vado a casa. Metto in sala. Fantozzi. Metto subito comodo, mi spoglio. Metto subito bello comodo. Sul divano, una bella pizza a quattro stagioni. Una bella birretta, bella fresca, tenuta 2 giorni nel frigo, compreso nel freezer. Poi, primo giorno nel freezer, poi dopo 2 giorni nel frigo. Sono messo lì, inizia la partita. Ciruzzo immobile, Ciro immobile. Ne salta tre col tacco, salta tre difensori col tacco. Bellissimo gol di Ciro Immobile, Lazio in vantaggio 1-0. Poi il Napoli pareggia e poi dopo arriva il gol del 2-1, grandissimo gol di Insigne. Ieri i due ex giocatori del Pescara, devo dire i due ex giocatori del Pescara, i due ex giocatori del Pescara hanno fatto due grandissimi gol. Gran gol di Immobile, gran gol di Insigne. Un Napoli superiore alla Lazio. Si vede in tutto. Una Lazio molto diversa dall'anno scorso. Vabbè, poteva entrare la traversa di... Sì, stavo dicendo a Story, vabbè. Pace all'anima sua. Traversa di Acerbi, grande traversa di Acerbi, partita buona di Immobile, quando ripartiva si vedeva la qualità dell'attaccante. Quindi il campionato italiano, anche se la Lazio ha giocato male, però Immobile ha giocato bene in Serie A. Quest'anno non ci saranno solo Ronaldo, Higuain e Icardi. Attenti anche Immobile che magari ti vince per la seconda volta il titolo di capocannoniere, anche quest'anno te lo vince. Attenti Immobile, eh. Attenti Immobile. Poi Napoli che fa girare di più la palla. Un Napoli che Napoli che, vabbè, vuole Napoli, vabbè, fa girare di più la palla. Un Napoli più reattivo, con più voglia. Poi vabbè, si vede, non dico che si vede la mano di Ancelotti, però ho visto un Napoli che adesso finalmente ha un allenatore vincente. Ha un allenatore vincente, perché basta scuse di Sarri, basta le scuse di Sarri, che ieri col Chelsea mi sembra che ha battuto l'Arsenal, però vabbè, vai sotto di 1-0 con un gran gol di Immobile, non è che ti spezzi le gambe, prendi e ribalti la partita. Poi ovvio anche Sarri ribaltava la partita col bel gioco, tutto questo qua, però lì si vede che c'è sotto un allenatore che contro coglioni. Prendi tranquillo, ta ta ta, 1-1, 2-1, ribalti la partita. Così da grande squadra, così, cioè, finalmente ho visto un Napoli che va a fare culo. Napoli che, ok, gioca anche bene, quello che vuoi, così. Però basta il bel gioco, titi 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 titi, sotto 1-0, no problem. Tac, riparte la partita e vince 2-1. Ho visto questo. Poi vabbè, la Lazio non è entrata in campo, eh. La Lazio non è proprio entrata in campo. Comunque, va bene. Volevo parlare adesso agli youtuber napoletani.
che da quello che ho capito loro sono convinti che noi continuiamo a dire che siamo più forti del Napoli. Allora, io seguo molti youtuber interisti, non li ho mai sentiti dire che noi dell'Inter siamo più forti del Napoli. Io non l'ho mai detto, io ho solo detto che io, e ho sentito anche altri youtuber interisti dire che ci siamo rafforzati, ma non lo so, io non ho mai sentito nessuno youtuber interista dire che siamo molto più forti del Napoli, o nemmeno io ho detto che non siamo più forti del Napoli. Ce la giochiamo, poi vabbè, noi ci siamo rafforzati e dovete stare attenti, perché l'Inter sta tornando. Quindi, cari amici youtuber napoletani, state calmi, avete un grandissimo allenatore che ha vinto tanto, avete una bella squadra anche se non avete comprato nessuno, poi veramente Ancelotti fa giocare Milik, magari avete anche una bella prima punta in casa dato che Mertens non è una prima punta, però vabbè, state calmi, ci vediamo a Napoli-Inter, Inter-Napoli, non mi ricordo chi gioca l'andata, e lì faremo i conti, cari amici youtuber napoletani, e vedremo chi sarà più forte. Poi, se voi vincete la partita, io vi do la mano e vi dico complimenti Napoli, siete più forti. Se vi battiamo, se voi poi volete attaccarvi a scuse come il vostro ex allenatore Sarri, scuse Champions League di qua di là, va bene. Se poi volete darci la mano, io e gli altri youtuber interissimi, io vi pongo la mano e vi dico grazie per i complimenti, vedrete che anche voi siete forti, sempre Juve merda, dato che in comune tra noi e voi, in comune abbiamo l'odio per la Juventus. Ragazzi, un saluto a tutti ragazzi, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi in massa al mio canale, intanto io continuo a fare colazione, iscrivetevi al canale, stasera Sassuolo-Inter, la vediamo su DAZN, si vede su DAZN, io ho fatto l'abbonamento a DAZN, quando giocano su Sky me ne vado a vederla sul maxi schermo, mi accontenterò di diretta gol, e basta ragazzi. Questo, molti dicono che DAZN si bloccava tutto, io non ho avuto problemi, solo all'inizio secondo tempo ho avuto dei problemi, poi fortunatamente si è visto bene, anche se non è il massimo della qualità, devo essere sincero, spero che stasera l'Inter me la faccia vedere in pace DAZN, perché già ieri all'inizio primo tempo di Napoli, di Lazio-Napoli, già ho sfasato, ho tirato un pugno su un tavolo di vetro che se lo rompevo, mia mamma quando tornava dalle vacanze, mia mamma mi faceva nero, più nero di Koulibaly mi faceva mia mamma, se gli rompevo quel tavolo, quindi DAZN attento, stasera vedi di funzionare bene, di funzionare almeno tutta la partita, poi non mi posso lamentare, eh.